Buongiorno, eccomi a voi con un nuovo video podcast. E come ho accennato, ho anticipato dalle varie stories di Instagram e i vari eh, post che ho messo su YouTube: ehm, questo video è dedicato al recupero di una stola. Perché? Perché l'altro giorno stavo rimettendo a posto l'armadio, perché ogni tanto bisogna farlo, altrimenti diventa un campo di battaglia. E mentre lo rimettevo a posto ho trovato la, una stola, una stola che ho acquistato tanto tanto tempo fa perché mi era piaciuto il tessuto, è un tessuto di cotone e di viscosa ma è molto molto leggero e, e quindi è rimasta lì inutilizzata non l'ho neanche, mi, mi sembra che l'acquistai per andare a una cerimonia che poi comunque non ho utilizzato perché non avevo cambiato vestito nel frattempo insomma, comunque non l'avevo utilizzato e quindi mi era rimasta lì nell'armadio e quindi ho detto, siccome era una sola abbastanza grande, ho detto perché no? Proviamo, proviamo e vediamo quello che viene fuori. Mi piaceva tanto. L'ho messa all'inizio di questo video: è quello che avete visto. Come promo diciamo all'inizio di questo video eh, non, ho, non ho pensato a farla a farmi una foto con la stola indossata perché in realtà perché in realtà diciamo eh, fare questo video podcast in corso d'opera ho pensato di farlo ecco quindi non avevo fatto la foto con la stola indossata però ve l'ho fatta vedere un po' così Uh, diciamo presa per mano ecco e la stola è quella che indosso in pratica quindi da una stola è diventata una casacca che adesso vi farò vedere e poi vi spiegherò Quel, come ho fatto e quello che ho fatto per, per modificarla. Allora, naturalmente io ho sempre problemi di luce, eh, prima o poi migliorerò, eh, cercherò di, di, di... vediamo, vediamo, insomma, entro eh, prima dell'autunno di riuscire a fare qualcosa. Intanto vi faccio vedere la stola. Allora, la stola è questa qua. <ride> Quindi da una stola è diventata una casacca, come vedete è veramente molto basica l'ho fatta e l'ho abbinata con i pantaloni eh, celesti che vi ho fatto vedere a un video precedente eh, perché comunque non si vede bene dal colore ma eh, la stola ai due lati diciamo aveva queste, mh, questi questi ghirigori diciamo in oro eh, e, e quindi con diciamo l'oro cangiante che si vede da questi pantaloni è perfetta e, e poi per diciamo stemperarlo un po'. Ci ho messo le scarpe di jeans. <ride> In questa maniera è un po' stemperata la cosa, insomma. E quindi niente, per cui l'ho fatta diventare una stola e ci ho fatto le rifiniture con un filo di seta perché avevo questo filo di seta che ho utilizzato per fare dei lavori a tombolo e comunque mi è avanzato e, e con questo filo di seta e con questo uncinetto. <ride> quindi diciamo da proprio da. Cecatura folle. Eh, ci ho fatto questo bordino all'uncinetto. Eh, sono punti alti, insomma, niente di particolare, però eh, l'ho impreziosito un po' e me lo tiene anche un po' fermo. Invece, le maniche le ho fatte, eh, diciamo, al polso, mi arrivano. E, All'estremità del polso eh, ci ho rimesso un pezzo di, di, questa, di questo lato dorato che mi era rimasto. Tagliandolo dalla stola quindi quando ho tagliato la stola, mi sono rimasti questi due pezzi, diciamo, eh, di queste fantasie dorate e le ho raggiunte ai polsi. Il collo l'ho fatto normale, così un giro collo che viene. Non è proprio un barchetta, però eh. e poi qui in realtà avevo pensato inizialmente di metterci l'accetti, li avevo anche fatti, ma poi non, non mi sono piaciuti. E, e quindi ci ho fatto sempre con l'uncinetto. Eh, diciamo, ecco un un, un bottoncino con, sempre con il filo di seta sempre con il filo di seta e poi avevo un filo più, non proprio dorato un filo diciamo da cucito opaco però con il lucido della, della seta eh, è comunque venuta una cosa carina e quindi ci ho fatto questo bottoncino e il gancetto il gancetto l'ho fatto a cordoncino normale, insomma, sempre all'uncinetto e sempre con due colori: quindi con il filo di seta e con il filo non ve lo faccio vedere perché mi ha finito nel frattempo che cucivo, anche perché eh, le cuciture del collo eh, le ho fatte appunto riprendendo il dorato del fondo. Eh, inizialmente avevo pensato di fare anche insomma, intorno al collo eh, di farci il pizzetto all'uncinetto però poi alla fine non, ho deciso di non farlo più perché lo vedevo un po' troppo appesantito, insomma non lo so, e comunque non ce l'ho fatto e quindi il collo l'ho fatto normale, eh, l'ho messo un po' a doppio, diciamo la, la, la paramontura, perché questa è una stoffa veramente, veramente delicata, cioè come si guarda, come potete vedere è una garza in pratica. Eh, per quello che mi è piaciuta è, è stropicciata non perché non l'abbia stirato ma perché è proprio stropicciata la stoffa quindi questo è un all'etichetta c'era scritto 70 cotone perché la stola l'ho acquistata 70 cotone e 30 viscosa quindi ehm, ed era proprio così è proprio così stropicciata è per quello che mi è piaciuta e poi insomma addosso, addosso è morbida eh, e poi questo colore diciamo burro eh, mi è piaciuto ecco e quindi, e quindi Niente, questa è una collana che avevo e che ho acquistato decenni fa. Ogni tanto ri riesumo qualche cosa, ehm, e penso che ci stia anche bene. Insomma, quindi ecco, anche per farvi vedere tutto il completo, eh, e niente eh, quindi ecco, ho fatto questa casacca. Se avete anche voi delle stole da, da recuperare, perché magari ne, ne compriamo così d'impulso tante sperando di metterle poi magari per un motivo o per un altro non le mettiamo e quindi ci rimangono lì inutilizzate ed è un vero peccato perché insomma se abbiamo acquistate evidentemente ci piacevano eh, e quindi è veramente un peccato non utilizzarle, io magari in appendice a questo video eh, vi faccio vedere come si può ricacciare una, da, da una casacca se avete una casacca che vi sta bene per esempio eh, o una camicia eh, posso, vi faccio vedere in appendice a video come poter diciamo ricalcare il, il modello in questa maniera vedete insomma fate la prova e se avete abbastanza se la stolla è abbastanza grande da poterci inserire il modello eh, perché no insomma perché non provarci è comunque non so anche una sfida da no da da prendere e vedere che cosa ne viene fuori. E poi, mano a mano, potete fare delle modifiche. Io a questa ci ho lasciato, diciamo, degli spacchetti laterali perché comunque mi è, mi è piaciuta così. Con gli spacchetti laterali, anche perché essendo molto leggera, insomma, mi, mi piace che rimane eh, e poi insomma, comunque comoda, e, e allora ce li ho lasciati. Ci ho messo. Appunto, ho lasciato questa apertura davanti per non, mettere, per non chiudere completamente il collo. Eh, si potrebbe portare anche aperta, però insomma, eh, ecco. Io ci ho messo il bottoncino. Ci potete mettere i laccetti, potete giocare con i trapunti. Io non ho giocato tanto con i trapunti con questa stoffa proprio perché è una garza e, sebbene abbia utilizzato un ago molto sottile alla macchina da cucire, è comunque una garza, quindi. No, no, tanti trapunti l'avrebbero, la, eh, avrebbero comunque allargato la trama e quindi poi indossandola <ride> si. Sì, sì, sì. Avrebbe iniziato a sfibrarsi un po' tutta quanta, quindi ecco occhio anche alla stoffa che utilizzate. Se la stola è di seta, eh, tranquilli, dipende anche la seta, se è una seta leggera o una seta abbastanza consistente. State attenti se è seta a, alla scivolosità della, proprio del tessuto. Quindi, se è la prima volta che state cucendo qualcosa, eh, state attenti a non, a non farvela insomma, scivolare che poi vi si sfalsano le misure, se poi è di lana perfetta. Quindi potete potete giocarci come volete con la lana, tra l'altro, facendoci applicazioni, veramente potete utilizzare la, mettere in campo tutta la vostra creatività, perché è comunque una cosa bella. Poi alla fine, ecco, ritagliatevelo uno spazio per voi, anche un paio d'orette, eh, perché comunque è rilassante e poi state facendo una cosa per voi e, e quindi ecco è doppiamente eh, gratificante la cosa eh, quindi se avete una macchina da cucire a disposizione anche quella se magari è inutilizzata da tanto tempo riprendetela e riprovateci adesso ehm, è vero stiamo ancora ad agosto però ci, ci avviciniamo pian piano alla stagione autunnale e magari prendiamo spunto per farci qualche pezzettino di, di guardaroba non serve poi di farci cappotti giacconi o cose del genere basta anche una semplice casacca oppure da mettere magari l'inverno con un lupetto eh, oppure mh, non so a, rimodernare, rimodificare una gonna che non indossate più da un sacco di tempo, eh, sfogliate dentro l'armadio che sicuramente trovate qualcosa da riutilizzare, da rimodernare, ehm, da per esempio scucire, utilizzare la stoffa perché magari la stoffa vi, vi piaceva e per quello che ancora giace nell'armadio l'indumento senza essere indossato, quindi potete anche scucirlo tutto quanto e cercate di capire che cosa ci può andare lì come modello, anche se ci fate una semplicissima sciarpa poi alla fine, non è detto che vi dobbiate fare per forza un indumento da indossare, anche una sciarpa eh, va bene. L'importante è mettere in campo la creatività. Io continuo sempre a ripetere queste cose perché è, è la cosa che ci intanto ci mantiene in allenamento il cervello e hai detto niente, no? Eh. E poi eh, veramente alla fine diventa un'abitudine: quindi eh, mezz'ora un giorno, 35 minuti un altro, 40 minuti un'altra ancora. Mettiamolo nella nostra routine quotidiana, il tempo dedicato a noi e in questo caso al cucito. Potrebbe essere qualunque altra cosa. Io sto, in questo caso vi sto parlando di cucito e, e quindi perché no? Perché non, non incominciare? E se poi non so avete domande, consigli da chiedere, lasciatemeli nei commenti che io vi, vi risponderò. Quindi eh, non abbiate timore di, di fare domande, anche se a voi sembrano banali le domande non sono mai banali io magari se non dico alcune cose è perché le do per scontate perché le faccio così di, come dire per riflesso condizionato e quindi non le, non le dico non ne parlo non le spiego ma non perché le, le reputi banali per cui eh, qualunque tipo di domanda vogliate farmi vi prego fatemela mi farà, mi farà piacere e eh, quindi eh, che dirvi, adesso vi lascio e se continuate a seguire il video ehm, ci sarà appunto l'appendice dove vi farò vedere come si ricalca una casacca per, ehm, per diciamo, disegnare un nuovo cartamodello da, da poter utilizzare. Eh, per il momento appunto ripeto vi saluto e vi auguro sempre buona creatività e buon filo eh, se vi è piaciuto questo video eh, mettete un, un like mi farà piacere se vi piacciono i contenuti che condivido eh, iscrivetevi magari al canale e attivate la campanella così ogni volta che pubblicherò un nuovo video podcast verrete avvisati eh, Dunque, adesso è veramente terminato, vi saluto di nuovo, buona creatività e buon filo sempre! come promesso vi faccio vedere come ricacciare un cartamodello da una casacca già che avete io ho utilizzato la stessa che ho indossato prima quindi come potete vedere non è che si mette la casacca aperta completamente perché le misure sarebbero sfalzate allora in questo caso io ho cominciato dal dietro quindi prendete una carta da modello o comunque, comunque una carta velina ehm, ma anche se avete una carta più spessa potete anche utilizzare eh, diciamo le ris le carte della fotocopiatrice, no? i fogli della fotocopiatrice aggiungendoli con lo scotch di carta e poi magari i, i contorni dopo che avete ricacciato il cartamodello lo potete ripassare con, con il pennarello o comunque come vi sta comodo. In ogni caso, eh, appena vi siete procurata la carta da cartamodello, allora, la, il dietro della casacca, come potete vedere, io l'ho diviso, l'ho proprio piegato a metà. Tenendo dentro le maniche, perché in questo caso a noi ci interessa il giro manica. Il giro manica del dietro è leggermente diverso da quello del davanti. Quello del davanti è un po' più accollato. Quindi non è che fate il dietro e è uguale al davanti. Non è così. Anche perché se avete già una casacca e, ed è. Eh, diciamo l'avete acquistata al davanti le riprese anche se non si vedono le cuciture sono già calcolate così come ho calcolato io la mia per esempio dopo vi faccio vedere dove, dove è nascosta la ripresa quindi eh, dovete ricacciare prima ehm, il dietro il dietro insomma prima un lato e poi un altro quindi il dietro in questo caso io l'ho fatto combaciare perfettamente vedete l'ho fatto combaciare l'ho piegato a metà facendo facendo gobbaciare tutti i lati, quindi questo è il fianco e questo è il giro manica, questa è la spalla e questo è il collo. Questo è il lato centrale, il lato centrale vi farà anche da dritto filo, il um, dritto filo è, è importante per, uh, nel momento in cui lo andate a mettere sulla stoffa, ma questo è un'altra cosa, magari lo affronteremo in un altro momento. Eh, quindi per il momento per ricacciare questo cartamodello è questo, quindi questo è il dietro, eh, ripeto è piegato a metà perché è la metà che si, che si uh, ricalca, non... La casacca intera ehm, e eh, lo eh, diciamo con, con una matita contornate il profilo, quindi i fianchi: questo è il giro manica, le spalle, il collo e questa è la parte centrale. Quindi questo è il dietro e questo è il davanti. Anche il davanti ho fatto la stessa cosa quindi l'ho piegato a metà, ho tenuto in dentro le maniche, ho fatto combaciare bene eh, tutti i bordi. E l'ho messo sulla carta da modello. E adesso il, diciamo, il modello è pronto per essere profilato con la matita. Per cui vedete il giro manica del davanti è leggermente più profondo di quello del dietro quindi eh, eccolo qui questo è il collo naturalmente il collo di davanti è un po più scollato di quello del dietro e questa è la parte centrale in questo caso io la casacca l'ho taglia... diciamo, tagliata al... appena giù del... del punto seno e come vi dicevo prima la ripresa è nascosta qui perché, come vedete, questa non è una, una riga retta, vedete? Non è una riga dritta, è una cucitura che è leggermente eh, arrotondata. Questo perché? Perché qui c'è una ripresa di 2 cm. Quindi, eh, la ripresa di 2 cm, una volta chiusa. Da questo stondamento, quindi la ripresa del seno sta qui in realtà. Quindi, eh, perciò vi dicevo di fare prima eh, un pezzo e poi un altro. Comunque i cartamodelli eh, ricalcateli ri, separati per questo motivo, e, e quindi ecco: eh, questo è il davanti: le maniche fate la stessa cosa, semplicemente eh, le tirate fuori, le mettete sempre sul, sul cartamodello. E ricalcate la manica con il colmo manica. Il colmo manica eh, potete fare così quando avete eh, tutti e due i, i modelli eh, disegnati. Eh, accostateli sia il dietro che il davanti e profilate il giro manica del davanti con il giro manica del dietro vi verrà il colmo manica e poi ci aggiungete la lunghezza della manica secondo come eh, la lunghezza che volete come volete largo il polso eccetera ovviamente anche se il polso lo voleste più stretto naturalmente partite sempre da, que da questa eh, misura quindi sempre dal colmo manica e mh, diciamo ehm, ehm, degradate un po' alla volta perché comunque questo lato non può essere aderente, aderente almeno che non abbiate una stoffa di magliena che comunque si allarga e si accosta bene al, al corpo. Quindi ehm, prendete, ehm, diciamo, tirate una riga per la misura della manica che volete, dategli la larghezza del polso e poi un po' alla volta la diminuite. Quindi questo è diciamo in, in una maniera molto molto basica eh, come si ricava un cartamodello. Se siete interessati, fatemi sapere, magari faremo più approfondimenti. Grazie ancora e buona creatività e buon filo.